I temi sono tanti. Innanzitutto si elogiava prima l'intervento di Juncker. Io direi che Juncker parla e la Merkel decide, e Renzi si accoda col piattino come nel perfetto stile italiano. Tanto abbiamo capito che non è il Consiglio d'Europa, la Commissione europea che decide, ma decide Frau Merkel. Sì. Lei decide che bisogna cambiare orientamento sulle politiche d'accoglienza, così è e così si fa. Lei decide che bisogna derogare in parte per un certo periodo sul trattato di Schengen, deroga, accoglie una parte di siriani e se li sceglie lei. Sì. E per questo lei è bravissima. Io credo che la Merkel sia bravissima, sì. Sia bravissima però a fare che cosa? Sia bravissima a tutelare i tedeschi, la Germania e gli interessi del suo popolo. Interessi, qui siamo di fronte, sì. Lei sta importando nuovi immigrati, perché giustamente, come è stato detto, la natalità tedesca sta crollando, l'economia tedesca esplode, ha bisogno di nuova manodopera, ha bisogno di nuovi schiavi, l'ha detto Marine Le Pen, ha bisogno di nuovi schiavi, ha bisogno di manodopera a bassissimo costo per dare un contributo allo sviluppo della sua economia. Si sceglie gli immigrati, prende quelli che gli servono e scarica quelli che non gli servono. Ci sono circa 100.000 clandestini immigrati balcanici, kosovari, sì, macedoni, sì, l'ha già detto, serbi, non possono restare, se li scarica perché sì. Creano anche problemi di natura economica. Per cui il piano di intervento è di tre tipi. Il primo, il contrasto all'immigrazione clandestina, che è fondamentale. Il nostro paese non sta importando profughi, noi stiamo importando clandestini, perché il 90% di quelli che andiamo a prendere, nemmeno che sbarcano, che andiamo a prendere con le navi della Marina italiana e con le navi di Triton, sono immigrati clandestini. Secondo, la gestione seria dell'immigrazione regolare, e da qui emerge in maniera chiara come la sinistra italiana sia allergica alla gestione del fenomeno dell'immigrazione. L'immigrazione non la si gestisce solo con la politica delle porte aperte, col buonismo, con l'accoglienza. Il Turco Napolitano non ti dice niente, ma comunque va bene. Il Turco Napolitano è la base della legge Bossi-Fini, cioè, è la base del testo unico sull'immigrazione. Allora ci siamo. Che se non vi allora va bene, la cambiate. No. Però ti posso dire che la Turco Napolitano e la Bossi-Fini col tema dei profughi non c'entra assolutamente nulla. No, ma siccome tu mi hai detto che siamo allergici alla gestione, poi c'è un terzo settore che la Merkel ci insegna, che l'immigrazione va scelta, che un paese serio, io abito vicino alla Svizzera, la Svizzera si sceglie e la Merkel si sta scegliendo l'immigrazione utile e necessaria ai bisogni del proprio paese, cosa che noi non stiamo